Ciao Lucia. Ciao, 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 stai? bene, dai, direi bene. Nonostante tutta questa situazione, le mie giornate scorrono, mi invento sempre qualcosa e trovo sempre qualcosa di piacevole. No, ma adesso mi racconti bene, perché noi, vabbè, Mare, sai. Stiamo facendo una serie di queste di videochiamate così per sentirci un po' tutti più vicini, per essere più insieme, per stare insieme e anche alle persone che ci mancano. Io ho pensato a te, ho detto chissà Lucia anche cosa sta facendo con la musica e quindi appunto raccontami un po'. Stai lavorando? Sì, ci manchiamo un po' tutti, esatto. Io ho questa cosa, questa fortuna in più, penso, rispetto a tanti altri, che è la musica che mi fa compagnia, mi ha sempre fatto compagnia. Esatto. Questo bellissimo pianoforte. Ovviamente mi ha sempre fatto compagnia, è vero, ha sempre fatto parte della mia vita, però devo dire che in questo periodo ne sta facendo parte molto di più, per forza di cose. Mi sembra di essere un po' tornata indietro negli anni, quando ero studente, adolescente in conservatorio, dove ovviamente si suonava 4-5 ore al giorno perché c'erano gli esami, c'erano i saggi, i concorsi, i concerti. Poi in realtà io non ho scelto di fare la concertista, quindi non ho più suonato, però insegno pianoforte e organizzo i concerti. Quindi sono tornata un po' indietro col tempo perché ho ripreso a suonare, le giornate sono lunghe, cioè alla fine ho calcolato che sono Stai passate. Come? suonando quindi per te? Sì, Dai, ho sentire ripreso. qualcosa, hai voglia? Proprio 10 secondi? Dai, Va cosa che hai suonato? Dai, un bene, secondino dai, qui per farmi sentire anche a me. va bene, vi faccio una breve parte di un valzer di Chopin. Va Vai, bene? grazie. Va benissimo, dai, va benissimo. Vabbè, ma è l'emozione, dai, va bene, va bene. Dai, no, ve lo voglio provare a rifare, perché quando Dai, va dico bene, io rifatelo, vai. non sono stata neanche a suonare a memoria. Grazie. Quindi, Ma insomma, no, le giornate praticamente ti volano via. giornate mi volano via perché comunque, a parte la prima settimana in cui pensavamo un po' tutti che ma magari adesso riaprono così, quando mi sono resa conto che la cosa sarebbe stata più lunga, ho ricominciato a fare lezioni online. E quindi non ho perso il contatto con i miei allievi, che per me è importante. Certo. E poi insomma chiamo, cerco sempre ragazzi, nuovi pianisti, nuovi musicisti, per cui li contatto in qualche modo, via Facebook li cerco, li trovo, faccio chiacchiere con loro, perché comunque l'idea ovviamente è che quando riapre io ricomincio a organizzare concerti c'è sempre e quindi sono sempre super attiva. Ma i ragazzi che, con cui fai le video lezioni erano contenti di vederti e dopo Da magari. morire. Da morire, Che bello. cioè è stato un po' perché poi sono quasi tutti bambini, ho poi dei ragazzi adolescenti, ma i bambini erano particolarmente sorpresi da questa nuova metodologia, no? Per cui insomma anche un po' anche contenti perché finalmente anche loro con una giornata così lunga interrompere con una lezione di pianoforte, ritornare alla maestra, come sai, ti senti? Insomma, per Certo. loro è molto, molto piacevole. E Ma sei quindi da sola tu, Lucia?
Come, scusami? Vivi da sola? No, 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 vivo con mio figlio. Ok. Io ho mio figlio e mia figlia che vive a Bologna per studi, adesso in questo periodo è qui, però di solito non c'è. E anche con Cecilia, per esempio, mia figlia si chiama Cecilia, che suona, ogni tanto ci mettiamo a suonare insieme, lei la chitarra, io il pianoforte, ci improvvisiamo. Io poi sono una pianista classica, quindi come vedi ci sono Chopin, potrei suonarti Bach, Schumann, ma con lei abbiamo cominciato a suonare De André, Battisti, e ci divertiamo un sacco. E la convivenza come sta andando? Benissimo, guarda. Benissimo, siete tranquilli. Assolutamente sì, finalmente anche vedi sotto questo aspetto trovo che sia molto carino perché stiamo scoprendo finalmente momenti insieme che non riescono quasi mai ad esserci perché i miei figli sono grandi, hanno 22, 20 anni, quindi o loro sono fuori o io sono impegnata col lavoro. Sì, ok, pranzo, cena, ma sempre molto velocemente. Adesso per forza di cose siamo insieme, chiacchieriamo tantissimo, si scoprono cose nuove, Cosa hai anche solo suonare scoperto? insieme. Cosa hai scoperto? Segreto, no, i segreti non li posso No, dire. infatti no, non si dicono. Ma invece mare ti manca? Tantissimo, Cosa ti ma manca? tantissimo, guarda. Beh, a parte l'atmosfera meravigliosa, perché per me è un po' come la mia seconda famiglia, quindi era un momento sempre di relax, ritrovarmi con le. Io poi abito molto vicino, per cui a volte mi è capitato di dire ma vado a fare un giro e tanto sapevo che avrei trovato qualcuno, ecco. Quindi mi manca il poter andare, incontrarmi con persone così a caso, senza prendere appuntamento, mi mancano i miei concerti, perché per me era un momento di aggregazione bellissima. Io con la musica, sai, ci comunico anche, quindi anche quel momento, quell'ora di concerto era un modo di comunicare con gli altri molto bello, di conoscere gente nuova anche. E quindi sì, un po' mi manca, però vabbè, per fortuna oggi c'è la tecnologia, per cui con quella riusciamo in qualche modo a stare in contatto, anche se in modo diverso. Certo. Senti, ma secondo te dopo tutto questo, cioè come ti immagini il futuro dopo questa situazione, dopo questo periodo particolare, tra al di là del virus, proprio a livello di quarantena, di rapporti umani, secondo te come saremo noi una volta usciti dalle nostre case? Guarda, io sono un ottimista di natura e quindi sono convinta che tutto questo porterà del buono dopo. Dobbiamo tenere duro adesso. Sono convinta che cambierà le persone. Io vedo tantissima solidarietà. Qualcuno mi dice no, non ne ho vista. Caspita, io continuo a vederla e sempre di più. Anch'io devo dire. Ecco, questa è la cosa bella. Anche nel mio condominio, che siamo sempre stati piuttosto chiusi, io tendevo a non esserlo, ma sai, io un po' sono pugliese di origine, quindi ho forse il meridionale in questo è un po' più aperto, però vedevo i miei vicini con un pochino più di chiusura. Beh, oggi vedo molta più apertura, voglia di condividere. Per cui veramente apriamo i balconi, cioè non è tanto per dire che no, noi qui stiamo aprendo i balconi, mi sembra strano vedere il mio vicino sul balcone che non l'ho mai visto, comunicare dal balcone, io per prima mi chiudevo per suonare perché avevo sempre timore, oddio, disturbo, paura, adesso apro e sono felici. Che bello, quindi tu suoni e questa musica si espande per tutto il vicinato, che meraviglia! Sì, allora tieni conto che io appunto non, ho scelto di non fare la concertista perché come si è visto prima sono una fifona, basta che c'è una persona e io mi pietrifico, no guarda ho dei problemi. Poi in questo momento ho detto ma basta, cioè cavoli e se sbaglio Ma sbaglio, infatti. quindi è vero, io lo sbaglio un po' fa parte di me nel suonare, un po' è anche il fatto che non mi alleno più come una volta. Ho aperto ovviamente un po' di tecnica, però mi sono detta in porta e mi sono resa conto che piace tantissimo questa cosa alle persone, che non importa se sbaglio, perché comunque è bella musica. Certo. E finalmente questa cosa arriva ai miei vicini, che ho sempre impedito che arrivasse prima. E io ho detto, ma sarà Cioè, come? tu stessa lo impedivi, dico.
che qualcuno veniva a dirti basta non suonare, tu stessa ti castravi, diciamo, in questo senso. Pensa a te che siamo noi stessi a porci dei limiti a volte senza saperlo. Bello. E questa è un'altra cosa bella, no? Che mi sta accadendo, perché appunto essendo ottimista devo trovare le cose belle di questa quarantena. Questa è un'altra cosa bella, quindi basta, non mi interessa più come suono, l'importante è riuscire a far arrivare la musica agli altri. E un'altra cosa che volevo dirti molto carina, qui nella mia zona, nel palazzo di fianco, c'è un ragazzo che tutti i giorni alle 18:20 mette le casse di una certa potenza sul balcone e fa sentire musica nella zona. Io sono l'addetta alla scelta della musica classica operistica, no? Quindi no, Cioè, è molto carino. Una passione. Sì. Bellissimo. È molto bella, sì, perché lui comincia sempre con l'Inno d'Italia. E poi il secondo brano è un brano operistico. Stasera credo che metterà la ci darem la mano, vorrei, con la Don Giovanni di Mozart. Insomma, troviamo sempre un brano. Insomma, voglio che la musica il più possibile esca dalle case, che arrivi, che la gente abbia voglia, che sia Battisti, che sia Bach. Guarda, c'è proprio una gran voglia, finalmente. E tenendo conto che io già prima lo facevo, perché il mio lavoro era anche quello di organizzare i concerti all'aperto, fuori dai teatri, Certo. questo sicuramente mi aiuterà. Per questo sono ottimista e una volta usciti da questa situazione, sono convinta che la gente abbia ancora più voglia, di musica. Speriamo, Andiamo, speriamo. infatti, dai. Vabbè, noi tanto ci rivedremo presto a mare con un sacco di musica Sì, e faremo brava. e ci abbracceremo e sarà bellissimo. Sono convinta. L'ultima cosa, chi ha voglia di vedere quando organizzo concerti, quando ricomincerà tutto, mi possono seguire sul mio profilo Instagram, che è musica.nell'aria. Ok, Così si vede. io ti seguirò senz'altro. Bravo. Grazie Lucia. Un Grazie a te. abbraccio, Ciao. a presto. Bacio a Ciao. tutti. Ciao, ciao, ciao.